Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa celebra la festa di San Luca Evangelista. San Luca, sappiamo tutti quanti, era un medico e, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, amico e collaboratore stretto di San Paolo. Abbiamo sentito Paolo scrivere a Timoteo: Demo mi ha abbandonato, crescendo è andato in Galazia, in Dalmazia, solo Luca è con me. Luca è San Luca, l'evangelista, colui che è stato per anni a fianco di San Paolo e dalla sua predicazione ha tratto il Vangelo, secondo Luca, che risente molto dello stile paolino, e anche gli Atti degli Apostoli sono attribuiti a San Luca evangelista. Era una persona certamente colta, di origine greca, parlava benissimo il greco, il suo Vangelo è un bel Vangelo anche da un punto di vista stilistico, molto ricco, è il secondo ad essere più lungo dopo quello di San Matteo, e il Gesù che presenta San Luca ha fortemente alcuni tratti che sono proprio tipici. È un Gesù pieno di amore per i peccatori, pieno di misericordia, perché voi capite, seguendo San Paolo, San Paolo andava a predicare ai pagani, quindi a gente che stava proprio lontana da Dio, e a chi sta proprio lontano da Dio è chiaro che bisogna annunciare con forza la misericordia, la possibilità di risorgere una vita completamente nuova e trasformata in Gesù. Quindi facciamo un pochino di anticipazione: quest'anno negli incontri biblici che cominceranno come l'anno scorso, nel prossimo mese, approfondiremo proprio insieme il Vangelo di San Luca, perché sarà il Vangelo che accompagnerà la liturgia della domenica nel prossimo anno liturgico, dalla prima domenica d'Avvento in poi, e vedremo alcuni tratti caratteristici, per esempio alcune parabole molto famose dove proprio appare la misericordia di Dio. Non tutti quanti ricorderemo la parabola del figlio prodigo, che la conosciamo tutti quanti, la parabola del buon samaritano. Sono parabole scritte solo nel Vangelo di San Luca, o alcuni particolari, per esempio della passione, no? L'episodio del buon ladrone, oggi sarà con me in paradiso, che è proprio l'ultimo atto di misericordia del Signore. Chi ce lo ricorda? Solo San Luca. Che Gesù suda sangue nell'orto degli ulivi, ce lo ricorda solo San Luca. È un Vangelo molto molto bello, e San Luca stesso ci informa che prima di scriverlo ha fatto indagini, studi, ha chiesto informazioni, quindi prima di mettersi a scrivere ha cercato di fare un lavoro scrupoloso. E poi la cosa più bella di San Luca qual è? Questo mi dovete perdonare, che descrive la vita della Madonna. L'unico evangelista è quel poco che sappiamo della Madonna, se non c'era San Luca, perché San Luca ricorda l'episodio dell'Annunciazione, San Luca ricorda l'episodio della Visitazione, San Luca ricorda l'episodio della presentazione al Tempio e dello smarrimento e ritrovamento di Gesù al Tempio. Se non c'era San Luca, i misteri gaudiosi del Rosario, ci rimaneva solo la nascita, ci raccontava pure gli altri evangelisti, ma il resto era via tutto quanto. Quindi è stato il cantore anche di Maria Santissima, ecco, di cui purtroppo sappiamo poche cose. Io personalmente, forse gli esegeti storceranno la bocca, ma per esempio il Magnificat, che lo faremo come canto finale anche alla adorazione questa sera, bellissimo Magnificat di Frisina, il Magnificat, come ha fatto San Luca a sapere? È andato dalla Madonna e ci ha raccontato, dato che aveva tantissime indagini, lo sapete che la Madonna è vissuta per molti anni dopo l'ascensione di Gesù con San Giovanni, quindi non era molto difficile farsi dire da uno degli apostoli o dopo le discepoli di Gerusalemme dove stava la Madonna. E San Luca sicuramente, questa è una mia opinione personale, da trovare e se l'è fatti raccontare con episodi. Quindi l'Annunciazione gli ha raccontata la Madonna come andare a San Luca, la Visitazione lo stesso, il Magnificat gli ha detto lei. Ecco, quindi grazie a San Luca abbiamo anche tutti quanti questi tratti caratteristici che ci fanno comprendere qualcosa della grandezza del cuore di Maria, che la Divina Volontà del Signore ha voluto incaricare questo evangelista di rendere partecipe tutta quanta la Chiesa. Bene, una preghiera oggi in particolare per il Cardinal Petrocchi, un momento lì, perché entrò a Latina esattamente il 18 di ottobre di 20 anni fa. È rimasto per 15 anni a servire la Chiesa di Latina. Stamattina i sacerdoti, insomma, nella chat lo ricordavano, e insieme alla preghiera per il Vescovo, ecco, è un pensiero delicato, insomma, anche pregare
per il vescovo emerito, perché adesso ha degli incarichi ancora più grossi. Sapete, i cardinali sono collaboratori stretti del Papa, quindi gente che collabora, come dire, alla vita della Chiesa universale, insomma, quindi ha grossi pesi sulle spalle, quindi sicuramente una preghiera in più male non gli fa. Ecco, quindi ve lo propongo, insomma, un piccolo ulteriore impegno minimo quotidiano di preghiera. Siamo lodati Gesù e Maria.